Buonasera. Buonasera e benvenuti allo spettacolo della compagnia Quasi Stabile, diretta da Alberto Pavoncello. Sono moltissimi. Sono moltissimi anni che Alberto Pavoncello scrive i testi e mette in scena le commedie in giudaico-romanesco e questo ha contribuito a mantenere viva la tradizione di questa lingua, ma queste commedie sono diventate anche una realtà culturale importante della nostra comunità. E quindi ringraziamo Alberto per questo grande lavoro che sta facendo. Grazie Alberto, che è un lavoro veramente importante. E un po' di anni fa, ormai erano 3-4 anni prima del Covid, si è sviluppata una collaborazione che si è consolidata negli anni con la compagnia. Si è sviluppata una collaborazione con il Centro di Cultura Ebraica, naturalmente, e insieme alla compagnia abbiamo presentato negli anni diversi spettacoli, stimolando tra le risate delle riflessioni su temi importanti. Qua abbiamo parlato di social, abbiamo parlato di bullismo, abbiamo parlato di omosessualità, cos'altro, abbiamo parlato di matrimonio misto, eccetera. Di Aliyah, insomma, abbiamo un po' individuato tematiche che ci sembravano importanti. E lo spettacolo di questa sera è dedicato alla ludopatia e alle truffe agli anziani. Io vi auguro un buon divertimento e un buon spettacolo a tutti. Non so se Alberto vuole dire qualcosa. Vabbè, io sono sempre fortunato che sono sempre preceduto da persone che dicono tutto, quindi io non devo dire niente, soltanto allora io devo fare alcuni ringraziamenti, cioè, soprattutto al direttore del museo della Shoah e al presidente, chiaramente. Venezia. Allora faccio io i ringraziamenti, che lui è troppo emozionato. Allora ringrazio il presidente Mario Venezia, che ha permesso in tutti questi mesi, ha dato lo spazio per poter fare le prove dello spettacolo. Era questo che volevi dire. E anche l'ufficio giovani, che ci ha molto aiutato, e tutta la comunità, insomma, dove potevamo andare a fare le prove siamo andati, insomma, ci hanno ospitato un po' tutti quanti e grazie a loro. E questo spettacolo era pronto prima, era pre-pandemia, e chiaramente abbiamo aspettato 2 anni e poi l'abbiamo rimesso in scena, cioè rimesso in scena, l'abbiamo arrotondato un pochettino e speriamo di divertirvi, insomma. Vabbè, poi eventualmente ci sentiamo alla fine, se dovete fischiare fischiate, se dovete dire qualche pezzo di broccolo, di pomodoro, noi siamo qua, chi paga un biglietto ha tutto il diritto di fare quello che gli pare al teatro, anche di fischiare e tirare i pomodori. Buon divertimento, io torno a lavorare. Buon divertimento. Tutti i venerdì sera la stessa cosa, non si può fare ormai un chiducio in santa pace del Dio benedetto, perché fratello arriva sempre. Ma ormai lo sapevo che venerdì fa scuola del ballo ritarda qualche minuto, ma arriverà! Speriamo che non si porta appresso qualche raccadisciato, così almeno potremo fare due parole in santa pace a tavola. Ma io non sono d'accordo, se porta qualcuno di Shabbat, che è solo una grande misfatta. Ma quale misfatta? Ma adesso lo fa per darsi un tono, per darsi cavolte, per puzzamento. Infatti, se porteri appresso pure Ciupaca, davvero. Infatti l'altra settimana, che era con Gedda, che alla scuola tempio si è portata appresso 4 americani, moglie, marito e 2 figli, che hanno levato la sanità per tutta la serata. A me piace di essere. Come fa a farsi capire non parlando da americani e portarseli appresso? Se fa capire, a modo tuo zio, ma se fa capire. Papà, io sono curioso di sapere, zio Peppe, che strumenti usa per farsi capire da persone straniere? Lo sa, io lo so. E quando si portò presso i cinesi, quella famiglia dei cinesi. Ma quindi comunque non è che parlavano, perché pensavano altro che a mangiarti quanto è buono questo, quanto è buono quello, e 2 creature erano certo da meno, belli mia. Sì, ma se tu guardavi di come gesticolare, pareva che conosceva da anni, che erano i fratelli, i sorelli, sai niente tu? Lo sa,
avanzato niente con Shabbat. Tanto tempo poterti dare niente a Fiume Alberto per il giorno appresso. Sì, e ti ricordi che scenata che fece il Zipeppa appunto perché non era avanzato niente, se dovete con il finocchio lì con l'anci? Mo ricordo. Padre, tu se mangia un chilo di mandarine e quattro banane. Sì, però se difesero la sera, che andarono a mangiare la casciera e col cavolo ci hanno detto qualcosa a noi. Io in realtà la sera dopo fui invitato e mangiai anche benissimo. Dai. Certo, perché tanto in questa famiglia contano solo l'omini. Ma che sei gelosa? No, leggermente incazzata. Oh, Boni, che mi è arrivato il messaggio, questo è sicuramente Quirata Mopembe. Sentiamo. Ritardo qualche minuto. Mi raccomando, meno male che sta. Sono in compagnia di una persona. Sta con una sola, ci serve solo una sedia, ce l'hai perché non sì. E sto con una persona molto importante, mi raccomando, non fatemi fare brutta figura come al solito vostro che fate i somari. Ma che dice? Stanno col presidente della Repubblica. Ma non è che tante volte il suo Peppe viene col capo rapino? Ma quale capo rapino? Sì, ancora il presidente della Repubblica si sarà fermato a fare lavativi negri con i giudici delle gare da ballo che potesse accaparrare qualche puntarello quando fa le gare. Ma guarda che il suo Peppe è un grande ballerino, non ha mai dovuto corrompere nessuno. È famoso in tutta Roma per come fa ballare le sue partner. Chi fa ballare? Satanimbi sa fa ballare chiunque. E fatela finita. Ecco, piuttosto qualcuno vada a aprire la porta che arriva del padrone di casa e sta bussato e non ha fischiato come fa sempre. Come ha detto, non è solo. Ma ha mandato un messaggio. Pure a te. Devi fare presentazioni. Chi sei che ci devi presentare? Ma. Forse Farì. Buonasera, Saccolo, piacere, io sono Emma. Piacere. Prego, accomodatevi. Buonasera. Le presentazioni. Allora, lei è Samantha, la partner del ballo del Zipeppe, che stasera rimane a cena con noi. Papà, mamma e mio fratello Alberto. Ah, lei è il famoso avvocato. Sono io, piacere di conoscerla, signora Samantha. Sono molto contenta di cenare con voi. Peppe mi ha parlato molto di voi e sono contentissima. Scusate il ritardo, ma abbiamo trovato un po' di traffico. Ma non si preoccupi che recuperiamo. Cominciamo a dire, io a breve, Samarì Barana, le carine! Andiamoci! Baru, allora me fa, ammoci, le, mi, arz. Vabbè. Signora Samantha, noi usiamo lanciare il pane, ma non la prenda per cortesia, è usanza nostra. Sicuramente se avremo modo le spiegherò. Certo. Mamma, vai a prendere le cose buone che hai fatto per cena? Ma certo, Alberto. Senta, allora io ho fatto in questo modo che ti piacciono tanto a te. Poi grazie. Per primo ci stanno le fettuccine fatte a mano col sugo del stracotto e l'agnellotti. Poi ci stanno alette di pollo, la concia, i pomidori a mezzo. Ma basta, non si resta a fare un minuto che vanno al trattorino. Ma portaci qualcosa, intanto che penso che tuo fratello Peppino e la signora Sattani ci avranno fame. Mi chiamo Samantha. Ah, scusi tanto. Vabbè, vanno bene le fettuccine? Ma certo che vanno bene. Guarda che... Lei le mangia le fettuccine, signora Santana? Le ho detto che mi chiamo Samantha. Mi deve scusare, qualche volta mi sbaglio. Ecco qua. Papà, che la banca ti si è storta. Sono le famose fettuccine fatte a mano col sugo del stracotto. Ah, le mangia lei? E certo che le assaggio, me le ha già descritte Peppe per come sono buone e quindi le assaggerò. Però non faccio una porzione troppo abbondante, signora Sara, se non sbaglio, vero? Sì, tutti mi chiamano Sarina, ma è uguale. Proprio due come assaggio, ma sì, poi le mangerà di gusto, vedrà, qua c'è tanta altra roba. E così, Peppe, la signora sarebbe la tua compagna di ballo? Partner di ballo, papà. Vabbè, partner o compagna, avrà capito lo stesso la signora. E avete già visto qualche cosa? Sì, abbiamo 20 preliminari. Ah, come nel calcio che hanno... Potete fare i semifinali e poi le finali, praticamente. Sì. Ecco, e quando ci sarebbero queste... Fra due domeniche. Vi prometto che se non gioca la Roma... Ti vengo a vedere, tu vieni con papà. Se non gioca a Roma, Ma guardi, lei ci può venire a vedere tranquillamente, perché queste gare si svolgono sempre di sera e soprattutto a sera inoltrata, perché sa, tutti quanti hanno visto la partita e il locale si riempie. Certo. E anche loro fanno i loro calcoli, E proveremo a vincere questa coppa insieme a Peppe. Faremo un bel liscio, un bel tango, un bel cia 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 e daremo una pista ai nostri concorrenti e vinceremo questa coppa così tanto desiderata. Bravi, senta un po', ma dopo le mangia due polpette col sugo e sedani? Certo che assaggio anche quelle, ma me la dite anche Peppe che sono molto buone. Senta, ma mi tolga un po' una curiosità, ma nel vostro dialetto se non sbaglio si chiamano gozzo?
Gozzo Bozzo o no? Sì, si chiamano Gozzo Motti, però è un po' difficile la pronuncia, sa? Però signora, sei un po' macchiata col ciuco, come sa, se viene da lei e metto un po' del sgrassatore. Sì, questo vestito è proprio nuovo, mannaggia. Certo, che te lo dico a fare? Continuiamo a insegnarci in accordici anche sabba, lunga male sanno più essi che noi altri. Anzi, famo una bella cosa, famo io fare un bagnetto per farla diventare ingrevimme, sta tastina negra. Ma sta buona, sei pesante. Ho fatto solo una considerazione. Ma sei pesante non è il caso. Ma rispondi a sta chiamata sempre del zio Pepe, va. Meno male e meno sbaglia, rimani muta. Vedi, si fa che quando le cose le vuoi capire capisci bene, eh? E quando non le vuoi capire che fai il sordo del compare. Bravare che stanno a tornare. Io capisco tutto, lo sapevamo. Non c'era bisogno di sottolineare. Stai lì, insieme al comando, Franza. Dentro uno stesso piatto e ci metti mezza consomoto e un pezzettuccio di stracotto dentro lo stesso piatto. Ma si ammischiano i sughi, angaone! Vabbè, ma tanto un corpo si ammischia tutto. Non è vero, signora Santana? Le ho detto che mi chiamo Samantha, ma lei non vuole proprio imparare il mio nome. Samantha! Lo sa che cos'è? Che con sti nomi americanizzati non è che invece trovo tanto. Però io le prometto che adesso faccio allenamenti e prima o dopo la chiamerò come la chiama Peppe. Ma Peppe non parla. Apposta. Allora, io vi ringrazio, è stata una cena squisita. Hai ragione Peppe quando mi decantava la cucina della sorella. Ma grazie a lei di essere stata con noi. Abbiamo passato veramente una serata piacevole, non è vero papà? Come no, siamo stati speciali come diciamo noi, signora. Dai, che ce la puoi fare. Samantha! Oh, questa volta l'ha detto proprio bene. Finalmente, c'era Samantha. A parte gli scherzi, papà finalmente ha indovinato il suo nome. Torni a trovarci quando vuoi, c'è una serata eccezionale, lei è la padrona di casa, va bene? Ma Peppe, che cosa dice? Che cosa sta dicendo? Guardi, glielo anticipo io, mio zio Peppe la vuole più accompagnare a casa con tacchi. Ma no, no, non ce n'è bisogno perché qui dietro, in via di Via Varia, abita mia sorella, è ancora a dormire da lei, basterà fare una telefonata, però se vuoi accompagnarmi te ne sono grata. Cioè Samantha, se mi attende, faccio due passi anche io così si tranquillisco un po'. No, no, aspetta, beh, che ti ho preparato il cavate per pranzo che domani, dopo vado a prendere. Va bene, arrivederci, signora Samantha. Arrivederci, buonasera, arrivederci. Grazie, grazie. Grazie, Maruccio. Grazie, grazie. Grazie, grazie. Grazie, grazie. Grazie, grazie. Grazie, c'è stata la goccia e due pomidori a mezzo. Mamma, tu oltre ad essere una poca eccezionale, non so come fai, ma indovini sempre le cose che piacciono più alla mia segretaria. Davvero? Sono segretaria oppure? Sono segretaria. No, perché te lo si dice la maglia, dice no fuoco, abbruccia. Sta tranquillo, papà, non abbrucia niente. Ci abbracciano. Ci sarà rimasto qualcosa per noi per domani, dato che tu e Fiat avete preso le mode sciabatte e non cucinate più. C'è sta un sacco di roba, tra te e frate mo Peppe non pensate altro che a mangiare. Ma cosa devo pensare, Tanganite? Chi pure è passato? Tu preoccupare. Non sia mai, comunque non c'è sta preoccupare perché Fiat Alberto non te leva niente da bocca. Ma guarda cosa dice, ma guarda cosa dice, ma la voglia del cuore dosi. Ma ne parma comba, va. Ecco, ciao. Lei è andata in Nanzi che così io e Fiat Emma sparecchiamo. Voglio avere casa in ordine per domani, così me ne vado a scuola tempio. Emma! Sì! Mi vieni a dare una mano a sparecchiare? Ecco, arrivo! Ah, oh, vabbè! Alla fine ho passato una bella serata, ma no? Che dici? Beh, com'è che stai zitta, non dici niente? Non lo fai sta faccia, c'è qualcosa che non va. Che c'è, ma? Ma che te devo dire? Stavolta frate mi è partito il cervello per questa. Non si tratta solo del ballo, che... Ma che vorresti dire? Che zi Peppe con Samantha se la intendono? Ma quella non ganga lei rispetto a lui. Ma dei compagni del ballo ce ne ha avute tante. Ma questa l'ha portata a cena, non era mai successo. Dammi retta che c'è qualcos'altro. Lo sai che tutto sommato non c'hai torto, anzi a dire la verità l'ho pensato pure io a un certo punto. Anche perché devo dire che ultimamente zi Peppe si comporta in maniera strana. Va sempre a ballare tutte le ore, con l'età che c'ha. E quindi... Non lo so, probabilmente c'hai ragione, ma... Comunque perché è strano per frate con Peppe fa quell'ore. Come fanno tutti, per l'altro no, ma per lui è strano. C'è rischio. E infatti,
c'è rischio poi che se continua così gli abbia qualche coccolone. Ma chi è che gli abbia sto coccolone? Per quello che mi sono mangiato, hai mangiato mezzo e gozzo volte e un pezzettuccio di stracotto. Ma che sta Dio, va, lascia perdere, non parlavamo di te, parlavamo di zii Peppe con Samantha qua a Panterona. Vabbè, ma non mi pare che si sono strafocati da piaia il coccolone, hanno assaggiato, spizzicato qui e là. Anzi, ma che hai capito? Peppe con quella... Cioè, secondo l'idea della mia, anzi, l'idea vostra, perché state sempre con me e con gli altri, secondo voi, boh, fratello Peppe, con quella... Samantha si chiama, Samantha, e comunque io la prima pensavo di sì. Ma ha visto come si guardano? E poi sono settimane che lui a casa c'è da poco, è distratto. E poi le altre compagne del ballo, non ha mai portato compagne del ballo, che se no bambotta rimprovera. Si dice partner di ballo. Bon ton si chiama. Bon ton, bon bon, come ti pare a te. Mo quando arriva glielo chiederemo comunque. Mo come arriva cerco da quella testa mano. Ma guarda no. Scusa, permetti una parola. Una parola. Ma te lo dico cosa? C'è qualcosa. Sì, beh. Se può fare un discorso un attimo. Per me è embriaco questo. Ma quale embriaco? Questo c'ha veramente la testa per aria. Qualcosa che sta succedendo. Io se fossi in voi gli darei un'occhiata. Tanto prima a dormire che tardi. Andiamoci tutti a dormire, arrivederci, buonanotte, buonanotte. Emma! Sì? Ma dove stai? Un attimo al telefono, ma per fare una cosa nostra, sempre con sto cellulato, tutto il giorno. Tutto il giorno con sto cellulato. Ah, ecco fatto, sta nessuno. Stavo al telefono con un'amica mia che la sto convincendo a venire al corso del bontà con me. Meno male. Che me volevi? Ma zio Peppe la mattina? Stanno di là, dovevano andare a fare le gole del ballo che domenica c'hanno la finale. Però gli hanno telefonato che la sala proprio è occupata. E quindi? E quindi le prove le fanno qui, ma. Qui? Come fanno con la camera di Peppe piccola? Le fanno qui in salotto, ma. Qua in camera da pranzo? Certo. Ma io non voglio da sta parte a essi e tutta quella musica che leva tutto il cervello e tutta la sanità. Non ci penso per niente. Mo vado di là e gli dico che aiuto a passare lo strancio per terra. E' qua, mettete seduta, riposate, ci ho già pensato io. Gli ho detto di sbrigasse che stasera è con Gerda e quindi dobbiamo spicciare presto e dobbiamo preparare la cena. E gli ho detto di mettersi le cuffie così la musica la sentono solo essi. Mo stanno a collegare la cuffia al wifi. Stanno a fa? Stanno a cercare la musica che gli serve. Vabbè, fate lo spiego, non ti preoccupa, va? Vabbè. Ma se sa niente, sa Marpastina sta a cena con noi stasera o guarda la sorella come fa le altre volte, perché dato se che è Monghetto e fratello Peppe ci tiene a smerfiarsi che inviti a cena. Sarà pure in gavonna a dirlo, ma a me questa mi dà proprio a travaglio del stomaco, sia a vederla che a sentirla. Guarda, lo sai come la penso su di questa, comunque non lo so se resta a cena, ma dopo lo chiederemo a zii Peppe, da fare va che stanno arrivando. Ma poi che da fare, tanto c'hanno le minuti serve. Come sono negri! Mi parlano di marziani, ma cosa hanno da vedere sto occhi mia? Oh, ma poi a del vestito che porta essa ne volevo parlare, ma proprio una zonotte. Ma davanti, domani è muta, che siete senza non succede il 48 con zio Peppe. Ma ti ho detto che c'hanno le cuffie, non ci fanno sentire. Ma tu rimani muta lo stesso, cos'hai che zio legge un labiolo? Il labiale, ma labiale. Comunque, io di sti fatti moderni non mi fido per niente, quindi state zitta. Sì, buona, ma aprite e sarà fatto che è andata a prendere la carne per stasera. E non si è fatto mai che gli altri, Oh, ciao papà. Ciao, bella te papà. Sarì, io ho preso la carne, io ho preso certi tagli di carne che... aspetta... meno male, grazie. Ma cosa fai? Ma cosa stanno a farsi tu? I provi del ballo, c'hanno la gara domenica. E me fanno allenamenti dentro casa. Sì, l'allenamento di pallone. C'hanno la sala proprio occupata. E cosa siamo diventati? La sala di niente. Se è buona, Anselmo mio, te ci mette pure tu, che ho nata di olio, un saprio con chi ammazzame, me ne rio da me. E te la vuoi sfogare con me? Lo sai cosa ti dico? Che io me ne voglio obbiare, mi faccio un bel quadrilatero. Sì. E non vedo tante cose che non so se mi fanno ridere o mi fanno piangere. Come il negro farebbe, fare un pazzo. Sì, bello tu, io sarai io bello, ma un solo piccolo con fratello.
Mi serve una pasta. Arrivederci. Arrivederci, vado a portare la carne in cucina. Mamma, mamma. Emma! Qui c'è sta Carmelo! Carmè! Entra, Carmè! Permesso? Sì! C'è un pacco per la signora Samantha! Tanto per cambiare, aspetta un attimo, va, che guarda questi come stanno, manco da non visto già! Anzi, per Samantha! Ci sta un pacco per voi, eh! Buongiorno! Sì, sì, sì! Mi sente? Certo! C'è un pacco che ho preso io a suo nome e ho anticipato giusto perché era in contrassegno. Quanto le devo dare? Sono 53 euro e 70 centesimi. Ma non c'è freddo, no, poi quando scende... No, vabbè, ma noi facciamo come al solito, non si preoccupi. Poi quando... Anche perché adesso vado di fretta, perché devo andare a ritirare la vincita della scommessa che abbiamo fatto io e il signor Anselmo. sa come, poi vado a giocare pure quella nuova. Arrivederci, buona giornata. Arrivederci, Carmè. Era tanto che ho fatto questo video su internet. Sono delle creme per il viso miracolose. Le vuoi provare, Emma? No, ti ringrazio, ma io sono allergica a quasi tutti i prodotti, quindi non voglio certo rischiare. Però grazie del pensiero, Va bene. Vogliamo andare di là, poi si apre il parco e sentiamo un po' di musica? Ecco, sì. Andate a sentire un po' di musica, va. Non poteva pagare il contrassegno. C'è zi Peppe che ci pensa. Lei fa sempre la mossetta, però non caccia mai una lira. A me, so 2 mesi che vive dentro sta casa e ancora non ha fatto uno scinco di spesa, Lo so, ma le mosse tante volte fruttano. Basta metterci l'intenzione, no? È quella che conta. Se fosse l'amore, ecco fatto, ma pure sta mossa. Se poi la Emma ti ha abbassato lungo che se mettete le cuffie come fanno le altre volte, perché io ce la faccio più, ne fanno più connette questi con questa musica. Sipè, abbassate sta musica! Anzi, fate una bella cosa, mettetevi le cuffie, va, così la sentite solo voi! Non ti sentiamo tanto, è inutile, non ti sentiamo! Gli vado a bussare la camera, va! Va, per la mia, che oggi mi bullo il cervello! Ci mancava solo la musica dentro a sta casa! Alla guardarobiera! Ciao, ma! Oh, ciao, com'è che sta qua? Guarda, sono andato a trovare la copia di questo documento che ho lasciato nelle mie cose! Ti vado a prendere il caffè allora, che ho appena fatto! Grazie, mamma, sempre gentile, è stata la giornataccia in tribunale! Non lo so, ma che vuoi fare? Oh, ciao, Albert! Ciao, Emma! Come sei in tribunale? Perché sono venuta a cercare l'originale di un documento che ho lasciato nelle mie cose! Ma pure tu stai a cercare qualcosa? Perché tu che cerchi? Veramente sono giorni che lo cerco, ma non lo trovo, ma stamattina mi sono messa proprio niente, c'è niente da fare. Tu ricordi quel bracciale d'oro che mi ha regalato buon'anima da nonna Emma? Eh sì, per miglia tua, come no? E non lo trovo più, guarda, sono giorni che lo cerco. Aspetta. Ma casa nasconde ma non ruba. Grazie, sì. Mamma. Mi mamma un messaggio? Sì, sì, boh, però. Ma cos'è sto boh, però? Che vuoi dire, Emma, questo però? No, niente, niente, il pensiero. Allora? Vabbè, mo' ve lo dico. Ecco. Allora, l'altra settimana avevo messo 100 euro dentro il portafoglio. Sono sicura che non lo usate perché io pago quasi sempre con la carta. E sti 100 euro però non li trovo più. Mo' mi è sparito sto bracciale d'oro. Io non vorrei che chi usa de zi Peppe. Ecco fatto. Io capisco l'antipatia verso questa signora, però così mi sembra eccessivo. C'ha ragione Alberto, tu sta sempre a babita. Tra qua la macchina da scrivere o cellulato sta sempre con la testa per aria. Non lo sa manco tu dove metti la roba. E per questo non mi volevo di niente, perché non mi credete mai, mi date sempre contro. Io spero di sbagliarmi, però... Ancora! Vabbè. Ecco qua. Se mai nella foglia sale, fa tutto per dare, tu dovresti mettere il silenzio dal telefono. Ho capito, ma è un sacco di tempo che non ti vedo.
e quando mi telefoni non riesco a capire quello che dici. E parla un po' più forte, lo sai che sono mezzo sordo. Ma quando ti chiamo sono sempre dentro al bagno e lì si sente tutto. Se mi sentono che parlo da sola, mi vieno pure per matta. Ho capito, vabbè, ma taglia corto, allora? E le cose procedono bene, secondo sì. I piani. Sì, sì, mi sono fidanzata con Peppe. Ah, sì, brava. E sono entrata definitivamente dentro casa sua. Guarda, mi ha fatto pure anello. Ah, vedi che cecio che c'è rimediato, insomma. Però il rapporto con i parenti non è facile, eh. Mi ha chiesto pure di sposarlo, però. Sì. Però stanno sempre a culo stretto e mi stanno sempre a studiare. E la cosa è diventata abbastanza pesante da vivere. Cerca di portare pazienza, insomma, fra poco la cosa dovrebbe finire. È il tempo che Armando gli dà tutte le dritte buone capuffate e gli fa vincere lo spiccio. Poi, con Armando, gli famo puntare tutto su tutto quello che c'ha su un cavallo che gli diamo noi. E mettiamo Peppe col culo per terra e poi noi andiamo a fare bella con i soldi del tuo ragazzo. Ragazzo, quello quando c'ha la possibilità, soprattutto la notte, c'ha le mani che sto a tentacoli. Ah, sì. Cerchiamo di farla finire presto sta commedia, eh? Tutto purgo bene io. Intanto io ricomincio a chiedere i soldi che gli ho prestato. Ma quelli non mi bastano, mi deve dare il 200% di interessi. E se non ce l'ha, so cazzi sua, gli è piaciuto di giocare ai cavalli con i soldi che gli ho dato io. Beh, mo, pagassi i buffi, sa. Sì, va bacio piano, perché se ti mani sotto la botta va tutta a carte 48. Tranquilla, mo chiamo Armando e gli faccio accelerare le cose, va bene? Ecco, bravo. Ti chiamo appena posso, eh? Parla a voce alta, però. Pronto? Oh, ciao Anna, bella, sì, sono io. Allora, che hai deciso? Ci viene il nostro corso del bon ton? Oh, bravo, sono proprio contenta. E dai, ci devi venire perché sei divertito un sacco. E poi ti imparano un sacco di cose, ti imparano a parlare bene, ti imparano pure a avere un certo portamento. Oh, poi, guarda, c'è sta il maestro che è un pezzo d'uomo che te dico. È il boss, ma ci mancherebbe pure. No, no, che c'entra? Però, dai, pure l'occhio vanno la loro parte. Allora, senti, ci vediamo domani, alle 5. Anzi, famo alle 5 meno 5 perché lì iniziano alle 5 puntuali. Ci vediamo all'entrata. Vabbè? Ti saluto, bella. Sono proprio contenta, Ciao, Anna. Ciao, ciao, ciao. Buongiorno, Samantha. Buongiorno. Dormito bene? Perché ieri sera siete arrivati tardi dopo le prove del ballo. Eh sì, perché dopo la lezione siamo andati anche a ballare in un locale. Ah, pure a ballare in un locale? Eh sì. Ma certo che tu proprio non vi stancate mai, No. Vabbè, sarà per questo che vi piacete tanto. Eh sì. Anzi, a proposito di questo, ti volevo fare una domanda, sai, una curiosità fra donne, così. Quello che volevo sapere, che cos'è che ti ha colpito tanto di zio Peppe? Perché a parte il ballo, dico, non è che c'è tante cose in comune. Poi lui è più grande di te, di parecchio. Sai, io ho avuto sempre un po' di timore su queste relazioni dove c'è stata tanta differenza di età, esigenze diverse. Tu come te trovi? Ma sai, Peppe è una persona tanto gentile e simpatica. E poi è un gran Latin lover. Latin che? Un grande amatore. Samantha dice che zio Peppe è un grande amatore di donne. Tu che ne pensi, ma? Zio Peppe è grande amatore di donne, ma del vino sì, del gioco, della pesca, quello pure, ma quelle donne non ce lo vedo proprio. Erano 100 anni che ne vedeva una. E mo gli è capitata lei? Sì, sta un bar pasta. Cosa? No, dicevo che vi siete incontrati, vi siete subito impastati, se vi sono piaciuti, insomma. Certo, che cosa c'è di strano? Ma niente, che la cosa non vi piaccia. Ma perché dici questo? Beh, ve lo leggo in faccia e sinceramente ne sono proprio dispiaciuta. Come puoi fare il caso che tu sia dispiaciuta? Sì. E poi in fondo ti abbiamo aperto pure casa nostra. Casa vostra? Ma questa è casa di Peppe, perché questa è casa sua, no? No, scusa, adesso con questo che cosa vorresti dire? Che mo noi siamo ospiti dentro casa nostra, ma io qua dentro ci sono nata. Qui si sta riportando un volame, ma guarda che mi devo sentire di tangarelli io. Cosa hai detto? Ha detto dall'ultima arrivata, però sta calma, bella mia. No, no, io non sto calma per niente, perché voi mi dovete rispetto. Io sono sempre la donna del padrone di casa. Ma senti quanto se la tira! Andiamo bene stamattina. Senti, non voglio litigare con te perché per rispetto di zio Peppe, però una cosa te la voglio dire. Cioè, noi siamo molto preoccupati, perché sei un po' troppo giovane, un po' troppo rampante, capito? Cioè, visto che il braccio fai sentire male, se fosse che... Hai capito? Ma quello gli resta sotto la porta. E sai, anche la vita, da quando sta con te, lui è cambiato molto e non c'è più meglio. E quello che mi dispiace, soprattutto che mi pare, perché prima era rimasta la bella mia, non lo troveranno come culo e camicia, hai capito? Sì. Infatti, invece con casa c'è da poco. E con loro, con Anselmo e Carmelo, ma tu come ti hai
spedisce nella vostra perché è poco larga, perché larga. Ma che sta lì? Ma che te ne rendi? Ma dopo tutto quello che ho fatto tutti in tutti i sali? Ma con te aprire che c'è cacci dalla stanza dove stavo da quando ci siamo sposati? Infatti, servito, riferito, rispettato che tutti stiamo e questo è l'ingrazzamento. Ma c'è un tale io di chiudo di mezzo e di rincoglionite. Ma per quale? Ma che vedi? Un ricordiato, ti hai dato la razza? Sono i peccati che ti tieni in tasca per me. Ma levatela. E guardate che bucchetto tuo va. Ma andate. Male che oggi pure non c'è nessuno qua, guarda che è uscito presto stamattina, andava tutto de corsa, pensa che c'aveva la camicia scucita, io ci volevo mettere due punti, ma mi ha risposto che andava depressa perché c'aveva un appuntamento. Ma appuntamento dove? Con chi? Questo esce, entra, ritorna, e parla con nessuno, se fa una domanda ti risponde. Non si sa che cosa fa. Ma a me mo dici, da quando si è portato sta pasta da velute dentro casa, adesso gli si è riportato lo cervello. Ma la banca è uscita con esso? No, la signora dorme. Se non è l'ora di pranzo, essa un salsa. Tanto ci stanno i caveri che lavano, spicciano, preparano pranzo e cena. Ci manca solo che mi viene da rifargli un letto, così sta casa è diventata un albergo. E certo. Ciao papà, ciao mamma. Ciao. Ho fatto un sacco di giri, alla fine sono riuscita per fortuna a portare la macchina dal meccanico per la revisione. È pronta per le 5, papà ce l'hai detto allora. Ma certo, ma che te faccio perdere i corsi di inglese, dei bonbon? Ma tanto c'è il Filippino dentro casa, no? Ma che te lamenti, ma stai in pensione! Eh certo, perché sono andato in pensione per te, per accompagnare i creatori a scuola, sì. Per andare a ripiare, per andare apposta, a fare i conti correnti. Vabbè, se non ci vuoi andare a te, mandaci zi Peppe. A proposito, dove sta zi Peppe? Non stavamo a di giusto mo. Mi stavo a parlare che questo esce, non parla con nessuno, non si sa dove va, io ci capisco più. Ma io penso che tu non ci fa più capire niente a nessuno, io penso che non si capisce manco da esso. Ma questo è quello che pensavo da un po' di tempo tutti quanti. Purtroppo, sì. E invece la signora è sveglia? È presto. Anzi, parlate piano, che sennò la signora Samantha da Velute si nervosisce. Guarda, mi voglio pure le mani scarpe, voglio cammina scarsa, così almeno non faccio rumore con i dati, sennò la creatura si sveglia. Vabbè, no, ma se mettevo e mattina quando mamma da massa allucinatrice, partiremmo come i creaturi mattina. Questa donna fino a mezzogiorno, da semana mano dentro casa, tanto ci stanno le caverine, mamma, se mi giravo taghe del giorno di questi, ma la metto all'anima perché mi ha poi levato tutta la sanità. Basta scorre, fallo le zie Peppe. Se buona va a rispondere tanto alla signorina madre che se vuole cambiare il contratto. Ma quale te, di psichi si chiama? Pronto? Sì, Casa Funaro. Sì, Giuseppe Astrono con mio zio, ma chi parla? Il policlinico Casilino. Ma che è successo? Qualcosa zi Peppe? No, mi dica, ma è grave? Mi dice la verità? Ah, in uscita. Allora, è sicuro mi dice la verità, eh? No, perché mi sta pieno infarto. Sì, ma sì, certo che veniamo a prenderlo. Sì, il tempo di organizzarci, sì. Grazie, eh. Grazie tante. Arrivederci. Un orgasmo addosso che mi si porta via. Ma che è successo a frate Peppe? Ma ha litigato con qualcuno? Aspetta un attimo, ma perché... Mi si è spostato il cuore, oh, sta telefonata mi ha fatto in arresto di sangue. Certo non si può proprio stare tranquilli con si Peppe, eh. Allora, era al policlinico Casilino. Hanno detto che è scivolato, è caduto, però mi ha detto subito, signor, non si preoccupi, non è niente di grave. L'abbiamo medicato, adesso è in uscita, però dovete venirla a prendere perché noi a casa da solo non ce lo possiamo mandare. Papà, faccio te, ovviamente. Primo, io, sto policlinico Casilino non so manco di stare. Secondo, ha portato la macchina a fare visione. Cosa ci voglio? La bicicletta più anziano me? Andiamoci alla bagna, no? Cosa? Magari ci voglio io col tassì a ripiarmi, frate, mo. Perché oggi non c'è sta manco Carmelo, sennò gli chiedevo di accompagnarmi. Ma quella non gli chiedo niente, il sangue sta bene dentro le vene. Vabbè, allora vado a chiamare Alberto. Speriamo che sia libero che debba andare al tribunale. Vado a telefonare alla camera, che per scopo, va. Servo mio, ma cosa sarà successo a frate Peppe? Io sono tanto preoccupata. Ma cosa vuoi che non è successo? Ma se ti hanno detto che l'hanno messo in uscita,
mica l'hanno tenuto in osservanza, no? Se no, se stava male, o lo trattenevano. Se l'hanno messo in uscita vuol dire che sta bene. Sia come tu dici, io però mi sto pure a sentire male, mo. Ma mo, dammi detto a me, tu vattene di là, sdraiati sul letto, ti faccio fare una bella capomilla da fiatem che ti rimette a mondo e ti rifiati. Ma con tutti i cosi che c'hai io da fare per casa, mi ci manca solo da mettermi a letto. A posto, a posto. Per fortuna Alberto è libero, ce va lui. Tra l'altro lui sa bene qual è la strada per arrivare a sto policlinico casilino e no casino, papà. Ho capito questo, io vado a buon me. Ma com'è che ci mettono così tanto per tornare dall'ospedale? Boh. Ma due ore fa abbiamo sentito Alberto, ora vedrai che al momento saranno qua, no? Hanno detto cosa è successo? Ma ci hanno detto poco e niente, ci hanno detto che è scivolato, l'hanno medicato, non si è fatto niente di grave, però non si fidavano a mandarlo a casa da solo, quindi hanno chiesto a un familiare, io ho chiesto a Alberto, tutto qua. Ma io non capisco perché l'hanno portato al policlinico casilino che sta allo sprofondo. Ma ce lo siamo chiesti pure noi questo e non abbiamo ancora capito. Quando viene Alberto glielo chiederemo. Certo. Comunque la cosa non è chiara, perché io ieri sera non mi ha detto che stamattina usciva presto, anzi io non l'ho neanche sentito quando si è alzato. Certo, i sonni che te fai. Come? No, volevo dire che avendo il sonno un po' pesante, poi Peppe è uno che quando si veste lo fa in modo quasi felpato, proprio certo, per non dar fastidio a nessuno, e per questo non l'ha sentito, secondo me. Ecco, sono loro. Che fai ridere? Che mio, ma ti hanno ammazzato? Ma che è successo? Hai litigato con qualcuno o sei finito sotto una macchina? Mamma, nessuna delle due cose. Zio Peppe è caduto da una scalinata a Piazza Venezia. Anzi, al policlinico casino si sono raccomandati di non fare domande. È inevidente, è stato confusionale. Samantha, ci pensi tu a portarlo in camera? Sì, sì, certo. Vieni, vieni, Pippi, vieni. Vieni, ecco, andate a fare l'inno. Guarda, ecco, con Ferina, addormati un pochetto, dai fiati. Senti, io gli voglio fare un po' del brodo di gallina, che adesso gli piace tanto. Ma... Seri, se fai un brodo di gallina per Pippi, scusami, fratello. Allungalo un pochetto, che ci voglio mettere un uovo dentro, che voglio fare la stracciatella che è un sacco di tempo, che un occhio immediato. Certo. Fratello Peppe sta per morire e sto pensa alla stracciatella. Ha detto. Ma dentro sta casa c'è una fortuna pure a parlarti. E rimani nudo allora, che è meglio, va? Ah, ma e dai, su, papà, ci penso io. Anzi, che fai, Abel? Resti pure tu? No, guarda, devo andare in tribunale e mangerò un panino strada facendo. Ah, va bene. Ah, senti, prima che te ne vai, ma mi spieghi perché l'hanno portato a sto pulegrino casilino? Un po' sprofondo? C'è una cosa, te lo racconto un'altra volta. Ciao, papà. Ciao. Qua, tutti la dritta, mamma. Signori, allora, se vi ho convocato qui è per una ragione molto seria. Papà, l'altro giorno siamo stati chiamati dal policlinico casilino per andare a prendere il suo Peppe. Avevo visto! Ti ho chiesto cosa fosse successo e poi quando l'ho visto era pieno di lividi, un sallazzo, ma è irriconoscibile. Ma se io ho pensato addirittura che tu avessi portato un'altra persona dentro casa, non l'ho riconosciuto, proprio che non ci stava manco con la testa, era pieno di lividi, proprio accasserato completamente. Esattamente. Come ti anticipavo, gli ho chiesto cosa fosse successo. E perché di tanti posti il policlinico casilino che è lontanissimo da casa nostra? Dalla mia esperienza di ex carabinieri io so che l'ambulanza quando ti prende in un posto ti porta al pronto soccorso più vicino. Esattamente. Mi ha risposto di essere caduto da una scalinata a Piazza Venezia, ovviamente mentendo. Fortunatamente al policlinico casilino ho riconosciuto un infermiere, poi difeso in una causa di quando facevo il tramite andato. E mi ha dato la base d'ingresso del zio Peppe. Signori, sapete dove è stato preso il zio Peppe? No. A Torre Maura. A Torre Maura. Ma che cazzo stava a fare a Torre Maura? Vedi che c'è ragione io. Torre Maura è vicino al policlinico casilino, per quello che l'hanno portato lì.
Esattamente. E credo sia il caso di fare degli approfondimenti. Ma certo. Marco, tu ormai sei un mio collaboratore, sei andato all'estero a fare il master in criminologia. Io ho bisogno del tuo aiuto. Vabbè. Io ho bisogno di sapere cosa faccio Peppe da quando esce di casa a quando rientra. Vabbè, ma che problema c'è? Me dai qualche giorno e ti dico zio Peppe che fa, dalla mattina alla sera. Ma questo non mi basta. Perché? Zio Peppe, quando tu eri fuori per studio, ha conosciuto e ti ha portato a casa quella che inizialmente era una partner di ballo. Ah, Sartanazzo nostro! Papà c'ha sempre avuto il dono della sintesi. Ok, questa signora, che in realtà è una bella donna, più giovane, è andata a convivere con i miei genitori insieme al suo Peppe. E da quel giorno a casa dei miei genitori non c'è più qua. Gli sei ricordato il cervello? Certo, per forza, che te devo dire? E poi succedono cose strane. Ti ricordi quando sei venuto a casa, a quel documento, e che tua sorella Emma stava a cercare una cosa, te lo ricordi che cercava il bracciale che gli ha regalato nonna Emma per Mignana, te lo ricordi sì o no? Certo. Il bracciale non si è più trovato. Lo so, papà, lo so. E non si è neanche più trovato il Rolex del suo Peppe. Con Rolex ci ha fatto un film. Io ho trovato pure io, ma Rolex! Ma come c'è da dire? Voi avete. A D, si è fatto per D, si è fatto capire, scrive alla lavagna, manda i messaggi. Voi avete delle bagnarole per orologio. Il Rolex è un orologio che va curato, va sistemato, rettificato ogni tanto a scadenza. E poi ho dovuto far cambiare il cinturino perché mi stringeva il polso, così ha scritto. Non sapevo che con l'avanzare dell'età i polsi crescevano. Onestamente mi rimane nuova sta cosa. Ma senti un po', zia, ma con le scommesse invece? Con le scommesse? Guarda, non ne parliamo. C'eravamo sto bel gioco che facciamo certe belle merende il pomeriggio, se mettiamo là, giocavamo, sembravamo un cento di vino, e compiete, e poi facciamo i partiti in galera. E se ne divertivamo, adesso non si può più vivere perché gli è dato le volte il cervello. Dio odia, capito? No, è vero, ultimamente lui azzarda troppo con le giocate. E poi passa e dice che ha dimenticato il portafoglio a casa e mi chiede dei soldi in prestito. Perché chi gioca? E puntualmente. Quando va? Puntualmente poi si scorda di ridarmi. Altre volte. O vedi invece quando ha vinto con la Scherpa si presenta, ecco qua che ho vinto con tutto contento. Altre volte quando perde, passa col muso per terra. Un cane bastonato, un cane bastonato. Alberto, secondo me fai bene a farlo seguire e a vedere quello che combina. Carme, ma invece i pacchi? I pacchi, pure quello. Una volta arrivava un pacco al giorno ed era intestato al signor Peppe. Adesso ne arriva uno ogni tanto ed è intestata la signora Samantha. Azzurro. Che paga lui, puntualmente, paga lui. Paga lui in anticipo e poi come al solito si scorda pure di più. E tu che ce ne asci ancora, pure a me una volta qua. Dice dammi i soldi presto, non te li do. Se l'hai scordato in maturità, la seconda volta non ci ha fregato più, basta. Ma che posso fare con il signor Peppe, c'è tanta stima da tanto. Poi si ricorderà. Fai bene a farlo seguire, stavo dicendo. E soprattutto fai bene a far seguire pure questa signora Samantha, perché quella lì è una persona sospettosa, vedi sempre che sta sempre che qualcuno la sta osservando. È una libera, ma tu hai sempre detto in finestra così, a 360 gradi, guarda i cazzi di tutti. E poi c'è da dire pure che questa signora qui, mi permetto di dare un consiglio a Marco. Se la sei, stai attento a quella che fa, perché quella sta sempre con gli occhi e furba, capito? La vedo come una persona che mai. È prevenuta. Carmen, grazie per la dritta. Io comunque prenderò tutte le precauzioni che il caso richiede. E poi, vabbè, è vero che mo ho appena fatto il master in criminologia, però qualche contattino mio ce l'ho, quindi andate tranquilli, zia Zè, sta tranquillo. Va benissimo. Tutto bene. L'unica cosa è che noi abbiamo un vantaggio in questa situazione. Questa signora Samantha conosce tutti noi,
tranne te che eri fuori per studio. Certo. Per un periodo non bazzicare casa nostra. Vai tranquillo, okay? Vai tranquillo. Poi ti mando qualche foto sua su WhatsApp. L'importante, vista la delicatezza della situazione, questa conversazione rimane fra di noi, ok? Papà, mamma Emma, un punto in bocca. Ma chi ci parla con quei due? Che io me ne vedo e me ne sento meglio sto. Ma l'hai capito allora? Soltanto che comunque tocca dire di osservare tutti i movimenti, i gesti che si fanno, le cose che si scambiano, perché potrebbero essere utili. Noi è tipo che se vediamo qua per dire altre cose, però tenevano sott'occhio perché vanno tenuti tutte e due sott'occhio dentro casa. Carmelo, vista la tua esperienza di ex carabiniere, mi trovo anche in imbarazzo a chiederti discrezione, ok? Non ti preoccupare, cercherò di fare del mio meglio, sto attento anch'io alla situazione senza, con discrezione. Okay. Ecco. Poi ci rivediamo qua a, quando Marta va a darci delle notizie. Va bene. Papà, l'ultima cosa. È la sensazione che ho io, forse per il lavoro che faccio, le persone che frequento. Papà, io ho paura che il suo Peppe si è messo in qualche brutto giro. Ecco, ci manca solo questo. E speriamo che no. Ma visto che il gioco c'ha sempre uno, certo. Senti, io vado in tribunale, cortesemente chiudi la porta e spegni la luce della droga. Non ti preoccupare, poi forse gli hai a tua madre. Perché io dopo vado al biato. Eh certo, che orgoglio. Io al tribunale e lui al biato. Eh no, poi vado in biblioteca. E ti farebbe male leggere qualche libro ogni tanto. Eh certo. Si è scivolato da una scalinata, ma non si è fatto niente di grave, tranquillo, Samar. Ha parlato con Armando? Sì, già ci siamo messi d'accordo. Ovvero? Stasera Armando porta Peppa alla corsa e viene il pellegrino. E già si è messo d'accordo con Remo. E chi è sto Remo? Remo, il padrone della sala corsa, la Samar. Là, Armando riceve due notizie da Remo e gli fanno vincere due spicci. Poi gli dà la notizia di un cavallo che corre la settimana prossima a Tor Sapienza e là gli famo punta tutto quello che c'è e mettiamo Peppe col culo per terra, insomma. Sì, sì, però Fanza lo fai al solito tu, che fai assopia tutto. Ma che vuoi dire? Voglio dire, te farite pure sti due che ti stanno a dare la mano a fare sgobbo, ti possono sempre essere utili, no? Ma certo, vi faccio ridere pure bene. Intanto c'ho mano a segni che mi ha firmato a garanzia di vari prestiti che io ho fatto. Ma l'assegni non mi bastano, voglio le due case che ci apporti con Ottavia. Certo, ma non ti scordare che una di queste due case deve essere la mia, perché io mi sono proprio rotta i coglioni a stammi a sentire addosso le mani di quel vecchio. Tranquilla, stiamo in direttura d'arrivo, Samà. Vabbè, adesso fammela andare perché mi sta aspettando, perché mi deve portare da Gucci a comprare una borsa. Pure, prima anello, i vestiti, e mo pure la borsa di Gucci, eh? Certo, con tutto quello che subisco vorrei vedere. A me sta cosa mi puzza, fa pensare, ma che te fa pensare? Andiamo, va. Marco, raccontaci quello che hai scoperto. Tenetevi forte perché quello che vi sto per raccontare probabilmente vi potrebbe pure scioccare. Scioccare? Ma che ce lo dici? Che Peppa il vinto del festival di Sanremo da puto? Ah, zia, non scherzare, so, perché qui le cose non stanno messe per niente bene. Oh. Comunque, spesso sta Samantha si incontra con un tizio. Ho fatto una ricerca targa della macchina e sono risalito a nome e cognome. Eccolo qui. Tale Spartaco Santinelli, domiciliato in via dei Chiavari 32. Via dei Chiavari? Via dei Chiavari. Ma via dei Chiavari ci abita la sorella di Sartana là. Papà, la sorella di Sartana, come la chiami te, e sto Spartaco Santinelli sono la stessa persona. Cioè qui non capisco, un uomo e una donna che sono la stessa persona, ma che fa? Se traveste? No, fai parchette? Scusate, a me sa che non mi avete raccontata tutta bene però. No, te l'ho raccontata tutta bene. Dopo vi spiego a tutti e due il ragionamento che ho fatto, va avanti. Comunque andiamo per ordine. Spesso sto Spartaco se carica in macchina zi Peppe e volete sapere dove porta? Dove? A Tor Bella Monaca. A Tor Bella Monaca. Se lo carica in macchina, se lo porta davanti alla chiesa e per tutto il giorno gli ordina di chiedere l'elemosina. L'elemosina? Anzi, poi a Peppe c'è un'intercettazione ambientale che adesso vi faccio sentire. Au! Vedi di rimedi almeno 400-500 euro, se no te faccio fare la fine che ti ho fatto fare a chiesa di Tore Maura. Stavolta ti rompo le gambe, hai capito stronzo? Mi devi dare i soldi che ti ho prestato.
Sto Spartaco poi è risalito in macchina e prima che se ne fa si guarda zio Peppe e gli dice: se vediamo stasera. Chiaramente zio Peppe come se n'è andato? Mi pare pure cazzino, si è messo a piagne. Io a vedere qua la scena non ci ho visto più. Mi sono detto, mo più il motorino gli vado addosso a quel fio della mignotta. Ma mi sono stato buono, perché avrei mandato tutto a puttane. E ho lasciato per... Ma rimortarci su adesso, fio della mignotta. Piazzala con vecchio. Ma io questo vado a cercare con chi dico io, non ti preoccupare, vado a cercare. Ma guarda te, a parte il fatto che però tu zio certe cose si erano proprio cercate. E certo, papà, mi mancava la ripassata tua testa, era proprio necessaria. Marco, hai fatto benissimo. Se fossi intervenuto avresti fatto saltare tutti i nostri piani. Bravo. Purtroppo il lavoro nostro a volte è anche questo. Bisogna ingoiare i nostri duri. Senti, va avanti. Comunque, giorni fa sono riuscito a pizzicare Sparto questa manta sempre in uno dei loro incontri loschi. Mi dovete perdonare, avevo fatto anche in quel caso una registrazione ambientale. Non so come, non so perché, mi si è cancellata. Mi ricordo tutto quello che si sono detti. Praticamente sto Spartaco faceva riferimento a un incontro che aveva avuto con un certo Armando. Parlavano Armando, sala corsa via del Pellegrino. Io lì c'ho un contatto e sono venuto a sapere chi è. Armando Colasanti. Armando Colasanti. E quello delle scommesse. Ma quello che era tutto il gioco delle scommesse, del calcio scommesse. Mo' si è andato pure ai cavalli. Mi avevano pure arrestato. Mi fa piacere che lo conoscete, perché questo è il peggio fio della mignotta delle sale corse. Lo sapevo. E infatti a zio Peppe gli avrebbe fatto fare una vincita parlocca, perché così che faceva. Fanno boccare. Esatto, boccava, poi gli avrebbero fatto giocare tutto quello che c'aveva in una corsa clandestina. E lì, quello è il problema. Che si parlava di immobili messi a garanzia da zio Peppe a fronte di un'ipotetica ingente somma messa a disposizione da sto Spartaco. E la cosa bella è che sta Samantha degli immobili sembrava molto interessata. Esattamente. I mobili sono due, a uno ci abitavo noi e all'altro Peppe ha affittato il figlio di barca senza remi, cazzo un fasciato, cazzo in testa. Ma ragazzo in testa. Quindi zia Zè, qua tocca sbrigarsi perché mi sembrava abbastanza imminente la cosa. Dammo se da fa. Certo, questi ci mettono cazzo e mettete in mezzo alla strada, non ho capito. Scusate se mi intrometto, ma la questione è urgentissima e bisogna intervenire immediatamente. Anche con l'aiuto delle forze dell'ordine. Ma per forza, chi siamo noi? Se voi mi consentite, io sono ancora in contatto con un mio superiore di una volta di quando ero in servizio. Un colonnello dei carabinieri che è una persona veramente all'altezza della situazione e ci può dare consigli per come uscire da questa situazione che è veramente grave. Perciò se mi autorizzate, anche sulla scorta di quello che Marco è riuscito a sapere, magari andiamo e lo incontriamo insieme, io cerco di prenderci un appuntamento in modo da spiegargli la situazione e ti faccio dire quello che possiamo ma fare. Ti aspetti. Allora, Carmelo, innanzitutto grazie per la tua cortesia, sei sempre... Non ci mancherebbe. Vista anche l'urgenza della situazione, se questa persona potete contattarla il prima possibile, magari andando a trovare insieme. Ma certo! Nel frattempo, informo tutti e tre che io ho preso un'iniziativa che spero dia i suoi frutti. Papà, tuo sei il rapporto che ho sempre avuto col zio Peppe? Certo, sei il pupillo suo. Esattamente. Mi sono avvicinato facendogli intuire che ho capito qualcosa, però senza spingermi oltre. Ha fatto sbottonazzo. Esattamente. Alla fine l'ho indirizzato verso una psicoterapeuta. Psicoterapeuta? Come fa a comunicare con la psicoterapeuta? Non scrivere, ma non sa. Esattamente. Fortunatamente, papà, in tribunale io ho una mia grandissima amica che è specializzata nel linguaggio dei segni. Ah, ma lui lo conosce bene il linguaggio dei segni, capirà, ce la manda a scuola tutti quanti noi per comunicare con lui. Ma sai, poi vedi il telegiornale delle 7:30, leva l'audio, perché lui... Papà, abbiamo capito. Sì, ma pure questi però sono legati al segreto professionale, quelli sono professionisti, sono dottori praticamente. Esattamente. Come fate? Mica ti dice che cosa. Esattamente. Papà, come l'ho anticipato, questa è una mia grande amica. Tutte amiche sono, tutte amiche tue. Bello di papà, hai preso di papà te. Ma l'hanno detto che era il mandrillo di via Catalana. E... Dicevo, questa persona
ha inserito il zio Peppe in un protocollo dove il paziente necessita di un amministratore di sostegno. In questi casi la famiglia non ha solo il diritto, ma il dovere di sapere. Quindi io ho le trascrizioni di tutto ciò che il zio Peppe ha scritto, ovviamente, a questa dottoressa. E diciamo pure a noi, no? Allora, zio Peppe è all'inizio della patologia ludopatica, ma il brutto vizio del gioco. Di per sé sarebbe anche gestibile e curabile. Diventa incurabile e ingestibile per la presenza della signora Sartana Asnode. Esatto. Ma per forza! Anelli che fanno, pellicce che vengono, fiori che vai, pacchi che paga, ma che paga sempre lui, e a te manco delle dei soldi, per forza. Quindi le scommesse che fa che sono strane, pensando di rifarsi. Ma non c'è più la linea, lo dico io, ma perché? Oddio. No, come facciamo? Che possiamo fare? Possiamo fare una cosa sola, Carmelo. Bisogna affidarsi a questa persona, contattato, e fargli sapere al più presto. Sì, ma sbrigamese. Lo chiamo subito. Allora, fino a quel momento, massima discrezione, aspettiamo. Ma rimaneci un'altra volta, già c'è a te. E secondo te perché tu ripeto tutte queste cose? Sì, perché io secondo te vado a parlare con tua madre e tua sorella. No, forse la prima volta. Ciao. Perché potrei perdere la pazienza e mettere le mani addosso, perché nella vita ho conosciuto gente molto più coatta di te e sono finiti sempre all'ospedale con qualche punto in faccia e qualche costola rotta. Non te vorrei fatte fare la stessa fine. Ma tu non devi preoccupare per le costole mie, che sono belle robuste. Pensa alle tue, che mi sembrano piuttosto grascine. Certo. Ma chi te che l'idea? Se sei soltanto una zonotte, hai capito? Guarda a me, ma guarda da specchio, non è te cigna per sei. Non ti mette le mani addosso perché mi fa pena. Sì, certo. Ma io te faccio pena, hai capito? Io te faccio pena, ma... Invece sai tu che me fai schifo, sì, me fai schifo, perché fai quelle moine che sono certe mignotte, se non fa non ta zanta, brutta stronza che io te sfreccio! Ma basta, volete non finire? Certo, so io che la faccio finita, me ne vado da sta casa, ma dite io a Beppe non metto piede più qui dentro finché ne ha cacciato via tutti voi. Sì, aspetta che poi appena arriva fa pure la luce e ce l'hanno, intanto fai le tue della luce, a parte di capire quei due stracci che ci sei portato. Ma te finisce qua, arrivederci. Arrivederci, ma chi te vuole rivedere? Samantha Santarelli!
belli, le giuste iniziali, SS, peggio della che stavo, sei, ma prendi da andartene. Ma vaffanculo. Ma faccia te, oh. Scusi. Questa è la mia frase, ma che fa? Ne so squagata con sta stronza, papà. Ma io pensi di messi le mani addosso? C'è mancato poco perché c'era mamma, perché se no mano rovescio glielo davo. E poi per come mi sento adesso? Io questa me la mangiavo e me la ricacavo. Scusa, Pontone. Sì, sai che non lo questa, secondo me, se meriterete di essere salutata da tutti. Pure te, quella arrivederci, tu salutata, ma che ci avete oggi tutti quanti? Ciao, però con tutti questi corsi che ti ha fatto ti è portata pure i venti di piazza, Che spiegaci, cosa? Spiegaci, quando passano i morti, vi salutano tutti. Ah, in quel senso, e allora che fai? Ma no, niente! Non siamo gente noi che mandiamo maledizioni, hai capito? Va bene, Chiara, ci sentiamo più tardi, adesso ho un meeting. D'accordo, facciamo. Certo che da quello che mi avete raccontato e da quello che ho ascoltato dalle intercettazioni telefoniche, il quadro, anche se complesso, mi pare abbastanza chiaro e di piedi di definizione. Vorrei congratularmi con lei, dottor Disegno, che nonostante la sua giornata ha svolto un lavoro eccellente. Colonnello, se me lo dice lei, per me è un motivo di grande onore, ma soprattutto soddisfazione. Signor colonnello, ma deve sapere che lui è fresco di un master in criminologia e poi è raccomandato pure dall'avvocato Funaro, che è il nipote del signor Giuseppe Astrologo in questione. Ma piuttosto una curiosità, detto tra di noi, ma come mai l'hanno trasferita in questo posto? Questo è un dipartimento dei servizi, faccio parte del Ministero dell'Interno. Poi Carmelo con te sei ex carabiniere, quante cose abbiamo fatto insieme, o segreti? Assolutamente no, però l'indiscrezione da parte mia. Certo, piuttosto datemi i nomi di questi individui, chiamo senza il caso di assicurare la giustizia. Allora, il primo è Spartaco Santinelli. Allora, Spartaco Santinelli, domiciliato in via di Chiavari 32. Mamma mia! Questo gentiluomo ha fatto più galera che libertà. Immaginava. Gioco d'azzardo, sfruttamento della Costituzione e tante altre cose. Poi c'è Armando Colasanti. Allora, Armando Colasanti. Senza fissa dimora. Il signorino lo stesso curriculum del precedente. Ma io questo lo conosco. Io penso che sia pesantemente coinvolto in calciopoli e scommesse clandestine dell'Ippica. Lo sapevamo. Per ultima c'è Samantha Santarelli, che sarebbe la futura sposa del signor Peppe. Samantha Santarelli. Samantha Santarelli. Questo nome non esiste. Ma signor colonnello, io non lo so se può influire, però Samantha è scritto con la TH, perché io ritiro i pacchi di questa signora. Vogliamo mettere TH. Questa è stata più furba degli altri. Ha dato un nome... Forza generale. E a questo punto cosa consiglia di fare? Pensavo, mentre ascoltavo il dottor Disegni, ho qualche idea di come poter intervenire. In una maniera un po' diversa dal solito, un po' sempre del decimo, quei sistemi che noi chiamavamo operazioni chirurgiche, certo. Permettete ragazzi che faccio una chiamata a una persona. Pronto? Pronto, Caputo? Sono il colonnello. Ciao, come stai? Senti, ho bisogno di un intervento da parte tua inizialmente. Dobbiamo sistemare alcune cose. Te lo ricordi il nostro collega ex carabiniere, che adesso è in pensione, svolge qualche lavoretto? Carmelo Gianzanti. Sì, sì, proprio lui, certo. Ha un problema con degli inquilini, lo stabile dove lui lavora. Potermi aiutare. Certo, domani mattina, più presto, però sul tardi, è tra le 11:30, mezzogiorno, quando dopo le 11. Benissimo. Ma certo che lo so, sta qui davanti a me, lo saluto. Ricambio, è sempre ricambio. Benissimo. A domani. D'accordo. Grazie, Caputo.
Buona giornata. Ragazzi, tutto sistemato con Caputo, vedrai, vedete che le cose si accenderanno in maniera definitiva. Speriamo. Piuttosto ho bisogno del recapito dell'avvocato Funaro. Le mando tutto il contatto telefonico, così lo può sentire. Glielo mando WhatsApp. Devo coordinare alcune cose, vedi, va bene tutto. Senz'altro. Ti farò sapere. Signor Carmelo, io non ho parole per ringraziarle, per la famiglia Astolo, per Funaro, per l'interessamento. Allora aspetto sue notizie, va bene. Di nuovo complimenti per il suo lavoro, ha svolto, ripeto, è stato fantastico. Buona a giornata. Sua disposizione, colonnello. Benissimo, grazie. Arrivederci. Grazie. Arrivederci. Sarina! Sarì! Cosa no? Mamma, fammi sbagliatemi io il portafoglio sul comodino che mo sono ascoltato. Aspetta che non lo fanno tutto bene, che stanno sul bacino. Carmelo! Carmelo! Ma ci sto guardando c'è il cibo proprio. Carmelo! Grazie per la mia domanda. Io vorrei sapere che c'è fisica laggiù a su. Che capisci? Se non fa conoscere la dottor vicinato, ma che ce ne sono i pecore dentro casa? Ma potevi salire, no? Fanno male in gambe, poi ci sta l'ascensore. No, non vedi da qualche parte, fa qualche bel corsetto. Sì, oggi c'è un corso del primo soccorso, perché sai, con tutti gli stanziali dentro casa non si possa fare. Ma un occhio c'è mica. Soccorso, secondo te? Un altro fa, perché attacca tutto con gli esseri. Tu lo sai che corso che si fa, un corso di cucina, perché davanti e fuori, non sai che mano te lo metti, se non ci fossero dentro casa, saremmo sempre due targaliti. Va, tanto chi nasce quattro non muore. Certo, ma siamo che va, come che va. Ciao, ciao. Carmelo! Ma santo chi, ma tutti questi giorni, ma chi ha deliberato? Ma voglio dire, ma fai l'assemblea, che risulta che ci stai. Fiore, la legislazione, c'è la sanitaria. Ma la legislazione. Ma non bello, vedi? Dei nipoti, ma non c'è da pallone, fai il pallone. Ma il pallone si deve stretto, lo vedi? No, quando l'occhio passa all'arca, questa è una parte. Ma il pallone è fuori. Chi è? Il bambino! Arrivo subito, ma no, aspetta, dove vai? Che per preparare la marticata che devi andare a giocare. Ecco qua. Così non basta fare quella buona, si entra nella studiata di ieri, che non eri d'accordo su l'X. Ma che bello, ma aspetta tu. E altro, non aspettare! L'X, come sta? Poi c'è lui e poi c'è lui. Questa è sicura, lo dico io. Quel tuo io sono d'accordo, tanto. Domande da non c'è, va. Ciao. Arrivo. Perfetto, noi siamo gli acquirenti degli immobili. Ma il notaio? Guardi, il notaio sta ultimando un rogito nell'altra stanza. Mi ha anticipato di porre sulla scrivania gli atti di proprietà da parte nostra, gli assegni da parte nostra. Perfetto, vedete i documenti. E gli altri documenti. Questi sono gli assegni, prego, e i nostri documenti. Perfetto. Speriamo che facciamo presto, perché è un appuntamento importante per loro. Ma sì, se è tutto in regola, qualche minuto saremo fuori di qui. Benissimo, grazie. Fermi tutti i carabinieri! Perquisiti! Colonnello, questo è pulito! Ma certo che sono pulito, non ho commesso nessun reato. Questo lo stabilirà il giudice istruttore. Colonnello, farina o borotalco? È sicuramente cocaina! Ma quella è la mia! Qui qualcuno lo incastrerà! Ma questo è follia! Signora, anche per lei vale la stessa cosa che ho detto al suo collega.
Lo stabilita il giudice istruttore. Forza, forza! È andata via la luce. Ma che sta succedendo? Vado a controllare il quadro generale. Mortacci, loro hanno chiamato la madama. Ma con me, si sono presa andando al culo. Quando è andata via la luce? Io mi sono ripresa a segnare i documenti che ci avevo sulla scrivania. Sti fida una mignotta. Ma che c'è? Ah, segni, insomma, mi hanno dato due pezzi di carta. Ma vado lì e faccio una saggia. Ma dove vai? Ma che devo far bere? Ma ringrazia Gesù Cristo che siamo riusciti a fare bella e non hanno nessuna prova in mano. Io ho dato sempre nome e cognome Farlocco. Tu, Peppe, lo sa come ti chiami? Peppe, sa solo che mi chiamo Armando. Perché e a segni c'è l'amica, non so mica intestati, eh. Per cui ci abbiamo dal culo. Ok, andiamo, se ne va, sì. Prima che ci arrivi. Finalmente è tornata la luce. Ma sono scappati. Sì. Sì, bene, spieghiamo tutto dopo, non ti preoccupare. Ragazzi, avete fatto un lavoro eccezionale. Grazie mille, signor colonnello. Non sappiamo veramente come ringraziarla, da parte mia e da parte di suo padre. Ma mi tolga una curiosità. Mi dica. Come ha fatto a far sì che quelle due brave persone si trovassero nel suo studio convinti di trovarsi nel notaio una tancia con tanto ritardo all'ingresso? Ma in questo ha trovato il portiere, questo stabile? E certo. In questo stabile non esiste il portiere. Mi scusi, ma la persona che ci ha indirizzato qua chi era? Caputo, lo spazzino. Nostro collaboratore, una persona eccezionale. Ah, lo spazzino. Si è prestato per queste cose, abbiamo fatto una sostituzione. Questo è diventato l'ufficio, il mio ufficio è diventato. Prima era del notaio Natangeli. È stato a mettere un 0 vicino all'1, dal numero 1 è diventato 10. Perfetto. Carino, abbiamo tolto quello 0. Ci ha pensato Caputo. Benissimo. Ha ripulito tutto, anzi, la saluto perché doveva andare a sbrigare una cosa. Questo è vero, grazie. Queste sono operazioni di routine. Grazie mille. Adesso sta andando. Si mette. Abbiamo finito? No, no, assolutamente no. Oh, no. Guarda che cosa c'è scritto in questa cosa qui. Ho dovuto scrivere suo zio, ha un reato grossissimo. È stato trovato a Torre Maura che chiedeva l'elemosina. È sì, vero? È stato indotto. Nella nostra Costituzione non esiste l'induzione per un reato di accattonaggio. E le spiego perché. Mi risulta, come può vedere, che è proprietario di due appartamenti in piazza Costa Cudi 27. Ed è un reato gravissimo. Si può tollerare l'accattonaggio, ma non con le proprietà. Capisce? Ma ci sarà la soluzione? Non c'è nessuna soluzione. Ma sta dicendo che deve andare in carcere, signore. Esattamente. E ma è possibile una persona di quell'età lo vuole mandare in carcere? Non è possibile. Ma possibile che non si possa trovare una soluzione per risolvere questa cosa? Ho bisogno di grosse assicurazioni. Ma assicurazioni di garanzia gliele posso dare io quanto ne vuole. Quelle sono persone che conosco da tanti anni, persone rispettabilissime con tanto di stima da parte di tutti. Lei, signor astrologo, ha famiglia di stretto? Certo, signor colonnello. Può dirmi chi sono? Il signor astrologo è il fratello di mia mamma. Benissimo. A questo punto, lei si deve liberare di tutte le proprietà che ha, fare una donazione in vita a sua sorella. Va bene. A questo punto, potete benissimo andare qua sotto a cercare l'angeli. Tanto i documenti ce l'avete, fate il rogito, fate tranquillamente il tuo nome e poi immediatamente al catasto e sistemate. Mi raccomando, non deve più possedere nulla. Benissimo, non c'è nessuno. Sono chiaro? Grazie mille, signor colonnello. Grazie. Ma che sta facendo? Ma dai, dai. Grazie. Non mi sono divertito mai così tanto. Ma due farabutti che pensavano di averla fatta per la franca non sanno che abbiamo provocato a noi un falso cortocircuito. Quindi, signor colonnello, io quando l'ho vista in azione e quando ho visto il signor Peppa che si è parlato di carcere che l'ho visto sbiancare, pensavo che cadesse per terra svenuto. Io pure ho pensato la stessa cosa. Certo, signor colonnello, vederla in azione
non sembrava più una messa in scena, eh? Ma d'altronde anche in questo mestiere bisogna essere un po' attori, no? Soprattutto attori. Comunque ragazzi, voi non avete scherzato mica, eh? Mi ricordo quando facevo queste cose con i miei ragazzi, quelle cose che noi chiamavamo operazioni chirurgiche. Certo, certo. Bando alle ciance, abbiamo restituito dignità alla famiglia. E noi non abbiamo parole per ringraziarvi. Abbiamo preso gli assegni e soprattutto, ma dove sta quella bustina? Dico, ecco qua, questa farina 00. È stata una bella tutto trovata. Posto, sì, sì. Meno che una cosa, sono rimasto un po', come dire, ho visto una persona che non parlava, però sentiva benissimo, che è successo? Deve sapere che questo signor Peppe ha subito un trauma da bambino, molto. Gliela racconto subito, se ha due minuti gliela racconto. Deve sapere che il 16 ottobre del 1943, quando fu fatta la rettata di molti ebrei romani, la famosa razzia del famigerato sabato nero. Il famigerato sabato nero. Molte famiglie di religione ebraica furono prese per essere deportate nei campi di sterminio. Fra queste c'era la famiglia del signor astrologo, quindi c'era il papà, la mamma e questi due bambini che vennero presi e li stavano avviando verso il camion. Il papà del signor Peppe, che insieme alla sorellina erano piccolini, diede uno spintone a questi bambini verso la portinaia del loro palazzo, che era una persona di cui si fidavano, e loro proseguirono invece verso il camion. Questo bambino, insieme alla sorellina, quando hanno visto i genitori che si allontanavano, si sono messi a piangere, gridavano, il papà da lontano gli ha fatto segno di stare zitto. Era uno shock. Da quel momento in poi non ha più parlato. Quella è la famosa sindrome del mutismo selettivo. Io questo scientifico non lo so. Scusa che mi sta vibrando il cervello. Stai tranquillo, arrivo subito. D'accordo, arrivo immediatamente. Scusate. Devo lasciarvi, ho appuntamento al ministero. Pensiamo noi a ripulire qui. Mi raccomando, chiamate Caputo, chi vi pare, quello deve più apparire. Sì, io non devo risultare. Senza. Bene, grazie davvero. Ci vediamo per un caffè. Benissimo, senza. Grazie. Benissimo. Grazie. Grazie signor Grazie. Di nuovo, grazie. Complimenti, avrà una carriera splendida. Grazie mille. Grazie, arrivederci. Spero che tutto quello che è passato e che ci ha fatto passare pure a noi non te farà fa più stronzate, né coi donne e né col gioco, se siamo intesi. Ah, Emma, guarda che Zipeppe è stato un po' distratto, un po' ingenuo. Ma quale ingenuità, ma quale distrazione, che se non era per te, per Carmelo, per quell'amico di Carmelo, qui stavamo tutti in mezzo a una strada, ma fammi il piacere. E si erano fatti ricchi in sogno, no? Hai capito? Io quello che vi chiedo, vi ringrazio intanto per la stima nei miei confronti, ma era il minimo che potevo fare, mi sono dato da fare per cercare di fare del nostro meglio. La cosa che vi chiedo, per cortesia, è quello di non menzionare per nessuna ragione al mondo quella persona che ci ha aiutato, perché se no ci sarebbero delle conseguenze. Allora Carmelo, innanzitutto mi hai solo anticipato e ti ringrazio a nome mio e della nostra famiglia. Allora, la persona che ci ha aiutato, papà, è una persona molto importante, ok? Qualora il suo nome uscisse da questa stanza, ci sarebbero delle ripercussioni per lui, ma soprattutto per zio Peppe. Ma quindi, non esca da qua, eh? No. Capito? Ma se manco lo conosco io quello. Che apposta. Comunque, vabbè, mo che si è risolta la situazione. Commesse? Noi riprenderemo la nostra bella società con un bel bicchierino di vino di quello buono che ci ha portato io stavolta. Allora che buono, e coppietti, benissimo. E riprendiamo la nostra bella attività. Giusto che sia così. A proposito di attività, è vero che mo collaboro con Alberto e guadagno qualche sordino, però le spese sono tante. Quindi vorrei capire,
per entrare dentro sta attività, che bisogna fare? Facciamo entrare sto ragazzo. Te fa forte lui, Ernie. Vabbè, ma quanto devo mettere? Niente, te fa forte lui. Con tutto quello che ti ha fatto lo dovresti pagare. Che cosa dalla mattina alla sera pedinava. Senti un po'. Grazie tua. Senti un po'. Ma a stanza nostra pensi che sabato potremmo ripiare invece o dovremmo continuare a dormire sul letto a castello come i creatori? Che è? Che dice? Ha detto che già ha ordinato la camera da letto nuova per noi. Per le nozze di diamante che ci vorremmo tra poco. Meno male, grazie, bravo, vai, bravo. Dio, ci tenga sempre la mano in testa a se tutti. Se vuole. Io mo però esco che devo andare a fare un po' di spesa a Campo dei Fiori, eh. Aspetta, ma che vengo con te, che devo andare al corso del Bonton. Ah, a proposito, prima che me ne vado, ma il bracciale quello d'oro che mi ha regalato con anima di nonna Emma, ma sei niente tu sta? Ah, a proposito, aspetta un attimo, Mare. Che è? E qui c'è sta la polizza, bracciale d'oro, eccolo qui, che nonna è. Quindi, il bracciale c'è ancora! E non solo, c'è sta pure Rolex qua, e Rolex è il braccialetto, no? Che lo andava a rettificare! Eccolo qua. Che regalo che mi hai fatto, Zipè, grazie, grazie tanto! Già, andiamo il cinturino! Mamma, quanto sono contenta! Mua! Anche se mi ha fatto penare! Ciao! Ciao! Vabbè, io penso che a questo punto io possa andare. Papà, devo andare a ringraziare la dottoressa specializzata nel linguaggio dei segni. La dottoressa, amica sua, e dai! Pare che ti dispiace. Dai, Marco, ti... vieni con me poi in tribunale. Ah, e come no, c'è quella degli Arivetta, no? C'è la dottoressa Castaldi. Ah, come no? Va bene. Ciao, papà! Ciao, io ho le scale che mi aspetta. Chi aspetta? C'è chi lavora e chi si passa grazie. Pure lo straccio qualche volta. Qualche volta, passa lo straccio. Devi prendere lì, ciao. Nella vita non mi sono mai vergognato tanto. Vorrei sparire dalla faccia della terra o mettere la testa sotto un mattone. C'hanno tutti ragione. Sarina, che gli ho levato la stanza che ci dormiva da quando si è sposata. Mi cognata Anselmo e Carmelo, che ho creduto che mi avessero girato le spalle sulle scommesse, e invece non capivo che ero io che m'ero fatto mettere in mezzo, come uno stronzo. Da quella zonodaccia di Samantha e l'altri amici sua, Spartaco e Armando, che m'hanno menato e umiliato, portandomi a chiedere l'elemosina davanti alle chiese. Spesso me la ripiavo con nipote Maemma, quando discuteva con Samantha e davo sempre torto a nipote ma. E in più mi sono andato a impegnare il bracciale dello zio. Ma quello che mi ha fatto più male e vergognare sono state le bucce che ho raccontato tutti i giorni sulle finte vincere e dove passava il tempo. E a nipote Alberto, che aveva capito tutto e cercava di aiutarmi in tutti i modi. Bello mio, niente, pure a esso l'ho riempito le bucce, pure quando mi è venuto a pià all'ospedale. Oramai non c'avevo più freni e l'unica cosa che mi auguravo era la morte. Ma Dio benedetto è grande e mi ha mandato un malach, e sto malach è la famiglia e gli amici veri. E loro, e solo loro, mi hanno tirato fuori da sto vicolo cieco e gli sarò sempre riconoscente per quello che hanno fatto. Ma soprattutto ringrazio te, Cados Baracun mio. Amen. Eccola, col pianto del coccodrillo. Quando si mette in testa le cose pensa sempre ad avere ragione. Non c'è modo di fargli cambiare idea. Ma stavolta accusata a botta.
C'ha avuto una bella pagata, l'ho visto impallidì diverse volte, temendo il peggio per lui. A volte mi avrebbe di mettere le mani addosso per come si comporta. Poi mi viene da pensare alla vita sua e a quella di Sarina mia. Erano piccoli piccoli quando i tedeschi gli hanno portato via padre e madre, e Peppe dallo spavento non ha più parlato. La vita loro non è stata facile. Sono cresciuti all'orfanotrofio e Peppe ha sempre pensato alla sorella facendogli quasi da padre più che da fratello maggiore. E su questo non gli si può dire proprio niente. Lui dalla vita ci ha avuto ben poco. Non si è mai sposato. Noi siamo stati la famiglia sua e i miei figli sono stati i figli. Certo, bruciarla e riportarla qua a Samantha è una gran bella donna. E chi non ci sarebbe cascato? In fin dei conti, anche se è stato raggirato da sta donna insieme agli compari sui, a Peppe è capitato di vivere una botta di vita e se l'è vissuta. Ha fatto bene? Ha fatto male? Non mi sento di giudicarlo. Però mi viene da pensare che se le cose sono andate così, vuol dire che a qualcuno che sta al di sopra di me, forse, gli è piaciuto così.